perché non dorme? Sai, ho troppo rumore nella testa. Già. Tu ci sei stata? In Messico? No, i miei sono passati da Tijuana andando via da El Salvador. Ci sei mai tornata? Non abbiamo mai lasciato il quartiere, arrivati lì. Loro hanno messo tutto in quel negozio. E io ho tutto il mio impegno nel proteggerli. Hanno rinunciato a molto e non ne avevano bisogno quanto io credessi. E per te com'è andata? In che senso? Parlo di relazioni. Beh, qualcuna. Io uscivo con una ragazza di Pomona. Ah, sì? Maria Santos. Da tanto tempo? No, pochi mesi. Poi con mia madre siamo tornati a Los Angeles. Studiavo in una scuola privata. Io in una scuola cattolica, fin dall'asilo. Mi sono divertita molto, ma i miei genitori non l'hanno mai saputo. Ho fatto scelte sbagliate. Ehi, potrei farne anche tu. Ci sono ancora ragazze su questo pianeta. È su questo che devo contare? Sì. Che ci sono delle ragazze su questo pianeta? Sì. Da qualche parte là fuori. Ma che diavolo? Merda. Abbiamo bisogno d'aiuto! Gli sparo. Aiuto! Per favore, aiutateci! Sta perdendo sangue! Per favore, aiutateci! Che faccio? Gli sparo! Papà! Dio! C'è qualcosa che non va! Aspetta un bambino! Papà! Calma! Per favore! Papà! Per favore, aiutateci! Respira! Respira! Madison! Madison! Papà, sono saliti sulla barca! Non è stata colpa mia! Non li ho fatti salire, io sono saliti da soli! C'è qualcosa che non va con il bambino! Tu resta lì! Hai dolori? Sì! La vostra barca? Abbiamo perso i motori. Andiamo alla deriva da giorni. Cedric, aiuteremo volentieri la tua vita, ma poi dovrete andarvene, non c'è spazio più. Quando le cose si sono messe male, non abbiamo avuto scelta. Abbiamo visto la vostra barca prima che facesse buio, così abbiamo corso il rischio, capisci? Avete visto qualcun altro in acqua? Fate parte di un gruppo più grande? È stato tutto veloce e confuso. Abbiamo avuto tantissimi problemi, poi... Lita ha iniziato a perdere sangue. Stupido, paranoico, idiota! No, per favore, siamo brave persone. Va tutto bene. Mamma, che cosa succede? Il bambino è in difficoltà. Chi è? Resta nella tua stanza, d'accordo? Forza, ci siamo. Stavamo tenendo assistenza a altre imbarcazioni fino a Termina Live. Abbiamo paura, ma tutta vive va. Poi è arrivato uno sciame. Il nostro scafo è rimasto danneggiato mentre andavamo via da Long Beach. Ci siamo fatti prendere dal panico. Credevamo di aver chiuso bene la falla, ma abbiamo avuto troppa fretta. Abbiamo iniziato a imbarcare acqua e il motore si è spento. Jack. Che cosa hai fatto? Madison! Jack! No, ti prego. Sta facendo il suo lavoro. Kip, legala. Perché state facendo questo? Si può circumnavigare il mondo con questa, è preziosa. State commettendo un errore. No, penso che tuo figlio abbia commesso un errore. Che faccio, gli sparo? Ti do un consiglio. Se devi chiederlo, qualcuno dovrebbe già essere morto.